Ciao ragazzi, allora questo video voglio farlo per raccontarvi un piccolo aneddoto che mi è successo ieri. Per chi non lo sapesse, io faccio anche il DJ, infatti ho ancora la macchina piena di attrezzatura, perché ieri appunto sono andato a suonare in piazza a Mestre. Mestre è una città in provincia di Venezia conosciuta per i suoi giri di droga, per la gran quantità di persone tossicodipendenti. E ci sono anche cose belle a Mestre, dicono. E niente, sono andato a fare questo evento in piazza in collaborazione con un'associazione di persone che hanno delle bancarelle di artigianato. Io ho la mia piazzola, la mia postazione DJ e faccio musica. Arrivo in questa piazza, monto le mie cose, tutto tranquillo, comincio a mettere i primi dischi, finché a un certo punto arriva un signore, penso sulla cinquantina, palesemente tossicodipendente, e si ferma, appoggia la sua bici in un palo, che sarà stato a 20 metri da me, si ferma, scende dalla sua bici e comincia a guardare verso di me, così, interessato alla situazione. Dopo pochi minuti lo raggiunge anche la sua ragazza, presumo, anche lei evidentemente tossicodipendente, e niente, stanno là senza dar fastidio a nessuno. Avevo anche delle luci, quindi era carino anche da vedere. E niente, cominciano un po' a ballare tra di loro, così. Al che dopo arriva anche un'altra coppia, sempre di tossicodipendenti, era palese, si vedeva, però molto più giovani di me. Il ragazzo di questa coppia si presenta a me, mi dice: bella musica, complimenti, piacere, sono Alberto, questa è la mia ragazza. E io ho detto: piacere, io sono Nicola, e basta. E questa coppia di giovani si è postata proprio di fianco a dove suonavo io, hanno posato i loro zainetti di fianco a dove suonavo e si sono messi là a guardare tutta la mia attrezzatura. Sembravano incuriositi anche loro, sia dall'attrezzatura che dalla musica che dalla situazione, perché evidentemente non è una cosa che si vede tutti i giorni, un DJ in piazza lì, e quindi hanno approfittato per stare lì a godersi la situa. Vabbè, cominciano a ballare anche loro, fatto sta che balla uno, balla l'altro. Si sa, almeno una volta nella vita avrete visto anche voi un tossico ballare, no? Non è che sia molto aggraziato. E quindi si sono messi a ballare in un modo un pochino imbarazzante, ma neanche tanto, cioè il loro modo. La gente cominciava a guardarsi un po' stranita, cominciava a guardarli un po' così, come per dire: guarda che gente. E niente, ma loro erano indifferenti agli sguardi altrui, e quindi hanno continuato a ballare per i cavoli loro, si facevano le foto, i video mentre ballavano, così, molto, sembravano anche spensierati. Fatto sta che la gente poi si è disposta a semicerchio, lasciando le due coppie di tossici, perdonatemi se li chiamo tossici perché sono persone, però è per distinguerli, hanno lasciato queste due coppie di tossicodipendenti al centro di questo semicerchio, e le persone attorno stavano a debita distanza, no? Non tanto per il Covid, ma per fargli i video e per deriderli. Anche allora, a un certo punto arriva il ragazzo che aveva la bancarella di fronte a dove stavo suonando io, si avvicina a me e mi fa sull'orecchio: oh, cambia genere di musica, che così va via sta gente di me. Questo è stato quello che mi ha detto lui, si riferiva ovviamente ai tossici. Al che io, senza pensarci tanto, ho detto: vabbè, cambiamo anche genere. Cambio genere e queste due coppie continuano a ballare. Cambio genere di nuovo e loro continuano comunque a ballare e a godersi la musica. E alla fine queste coppie sono rimaste lì a ballare quasi tutto il tempo, però senza rompere le palle a nessuno, c'è da dire. E questo è quello che è successo, che non è niente in realtà. Il problema è che dopo, riflettendoci, ho pensato: ma perché una persona deve allontanare altre persone da una piazza solo perché sono tossicodipendenti? Cioè, perché si vede che sono tossicodipendenti, perché devi denigrare una persona così a prima vista? Così lo vedi, boh, questo non tossico, via dalla piazza, che schifo. Cioè, capisco se avessi importunato qualcuno,
Però vi garantisco che queste persone non hanno rotto le palle a nessuno, eh. A nessuno non hanno chiesto un euro. Non sono andati a sbattere barcollando contro altra gente. Non hanno fatto casini. Sono stati proprio molto pacati e sorridenti, per quanto il loro sorriso possa essere carino da vedere, però sembravano senza pensieri, cioè ballavano e basta, si stavano godendo il momento. E gli altri invece, tutti quelli disposti a semicerchio, impiantati là come pali a fare i video a loro e a non muoversi di un centimetro. E allora il ragionamento che mi è scattato in testa è: ma perché la gente, cioè lasciamo perdere le droghe, perché la gente non ha avuto il coraggio che hanno avuto questi tossici di prendere e sciogliersi e cominciare a ballare in piazza? Perché loro no? Cioè, a me alla fine, vi dico, ha fatto anche piacere avere questi tossici intorno che ballavano, perché a parte la soddisfazione che un DJ ha quando qualcuno balla di fronte a lui, per carità, eravamo in piazza, non è che fossimo in discoteca, però a me fa piacere anche aver regalato un pomeriggio, cioè, o almeno un po' di ore di ballo a queste persone, non di siringhe, ok? Questo a me, per il mio piccolo, perché altro non posso fare, ha fatto piacere, cioè mi ha fatto veramente piacere, anche perché sono stati gentili, si sono presentati, non hanno insistito in niente. Vabbè, uno mi ha chiesto una sigaretta, però si è subito allontanato, perché dovete sapere che so che è una frase fatta, sentita e risentita e scritta su Facebook tante volte, e non piacciono neanche a me le frasi fatte, però veramente ogni persona sta vivendo una propria battaglia personale di cui noi non sappiamo niente o poco niente, e si sa benissimo che battaglia stanno vivendo delle persone tossicodipendenti. Quindi loro di solito passano le giornate a racimolare soldi o avere convulsioni per l'astinenza da droghe. Invece io ho visto che per molte ore, cioè che per quasi tutto il pomeriggio, loro sono stati lì a ballare. Mi hanno dato più soddisfazioni loro che le persone che erano intorno immobili, ovviamente non tutte, però quel gruppo di persone immobili che stavano guardando loro e stavano deridendo loro. Tutto qua. Questo è quello che mi è successo ieri. So che non è niente di che, però non so neanche se mi sono spiegato molto bene, perché non sono molto bravo a parlare davanti a un obiettivo. Ditemi la vostra, come vi sareste comportati voi, se li avreste allontanati, se li avreste delisi, se li avreste accolti, non lo so. Fatemi sapere voi la vostra opinione qui sotto nei commenti. La mia, ve l'ho detta, sono contro assolutamente le droghe, premetto, però ricordiamoci sempre che dietro a dei tossici dipendenti ci sono delle persone con delle storie, con delle battaglie di cui noi non sappiamo, e vi posso garantire che se conoscessimo più a fondo queste persone, al posto di respingerle da qualsiasi posto in cui le vediamo, cambierebbe la situazione. Tutto qua. Al prossimo video. Ciao.